Ciao e benvenuto nella rubrica PDA, le pillole di Amazon. Oggi parleremo di attacco hacker e quindi di furto del tuo account seller central, una piaga che sta affliggendo molti Amazon seller. Ecco, come accade? Sostanzialmente ti arriva un messaggio via mail o via telefono nel quale ti vengono chieste alcune informazioni, addirittura ti viene richiesto di copiare un URL e di appunto cliccare e di inviare quelle che sono le tue credenziali. Ecco, quando accade questo non devi mai farlo, perché si tratta appunto di un tentativo di attacco hacker volto a rubarti l'account seller central. E il consiglio che posso darti è quello di stare molto attento alla provenienza e quindi il dominio dal quale vengono inviate queste comunicazioni. Amazon ti contatterà sempre esclusivamente da un dominio amazon. Quindi non ci devono essere altre parole. Se ci sono altre parole è molto probabile che non siano mail appartenenti ad Amazon. Inoltre guarda nella sostanza il testo, se ci sono errori di ortografia è molto probabile che sia un attacco hacker, quindi un tentativo di phishing. Non cliccare su eventuali link e non fornire informazioni. Inoltre il terzo consiglio che posso darti è quello relativo a quanto ti viene richiesto nella mail. Amazon non ti chiederà mai di inserire le tue credenziali, quindi non ti chiederà mai di cliccare dei link che ti riportano all'inserimento del nome utente e della password. Semmai ti rimanda dei link della policy, quindi fai molta attenzione, non fornire questi dati ed evita il più possibile gli attacchi hacker. Ciao e alla prossima pillola! Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Seguimi per restare sempre aggiornato e se hai dubbi o domande scrivimele nei commenti. Ciao e al prossimo video!